Oggi non parlo, scena muta. Sì, è molto e basta. Immagino che forse avete capito, è Spezia di Estro. Sì, se sia chiaro. Dunque, fragranza da vi dico le piramidi olfattive tipo sommelier, cane pazzo di testa, di cuore cane pazzo che corre. Di coda, cane pazzo che corre, che è andato a sbattere contro il muro. Ecco, queste sono le piramidi olfattive. Per oggi è tutto. Un sapone caldo con 40 gradi, come va a essere fresco. Comunque, l'abbiamo già messo nella ciotola a sciogliere un po', l'ho già grattato. Grattato, vabbè, è una crema molto cremoso. Non è una crema, è crema cremoso. Il suo balsamo, e dopodiché andremo a dare una botta alcolica da ciapallacciuca da ubriacarci. Chalette, un focus, quello dell'altra volta, lo vado a dedicare a Giovanni Danza, che saluto, che doveva utilizzarlo col cella, ma ha usato il mano libera, datelo a vedere, è stato carino. Saluto il mio carissimo amico Claudio D'Incarce, che oggi deve fare un video, vediamo di cosa si tratta. Un grande abbraccio ad Andrea Tarenzi, che mi menziona ogni tanto, parla di me, mi dice maestro di chalette, magari. È un bel posto. Poi niente, ecco, un grande saluto al mio amico Emanuele, alias 900, che anche lui ha Focus, ma con la baionetta in acciaio, che ieri l'ha fatto ma con il Vanta. No, sì, ce l'ha anche quello, sì. E all'Universal anche. E l'ha fatto per la prima volta e ha fatto una sbarbata mega galattica. Mi fa piacere. Poi, come si fanno a salutare il mio amico Claudio Moscato? Ciao Claudio! Dai, ci vediamo oggi, eh. Con un po' di roba da portarti, ok? Poi mi piacciono certe persone, non faccio nome perché l'ho già messo da parte, che mi vengono a dire, ma tu che fai i nomi chi è? Ma un canale, non un canale? Ma fatti gli affari tuoi, io faccio i nomi, ma tu non hai nessun diritto di sapere chi è, che cosa fa. Cioè, ma chi sei? Neanche suo papà, neanche mio papà, ma scherzi? Cioè, va bene tutto, ma non ti permettere più. A parte il fatto che sei messo da parte, e se ti fai ancora sentire che vuoi scrivere qualcosa, te lo dico subito, non ti do neanche risposta, ti blocco, basta. Perché non si può andarsi a intromettere negli affari degli altri. Spero di essere stato chiaro, io rido e scherzo. Ok? Bei bimbi! Sa, allora, pennello, Silver Tip di montagna, Estro, tanto di marchio. Non è mica micio miau miau, dunque, allora cominciamo tanto ad andarci a bagnare questa faccia da pirla che ho. Ok, dunque, a tutti gli amici che voglio molto bene, Ghena Musca, che sarà Ciappi, no, vabbè, tutti gli amici che voglio molto bene, vi auguro la sera di sognarmi, così vi creo un incubo durante la notte, ma perché vi voglio bene, ma ci mancherebbe, no, i numeri non ve li porto, allora ciao, troppo bella sarebbe, che cavolo, no, dai, un bel incubino, andiamo a inglobare il sapone dentro al ciuffettone. No, comunque dai, a parte tutto, veramente, si sente proprio il cane pasto che corre. Sì, sì, peccato che è andato a sbattere. Porco cane. Oh, questa notte si è dormito bene, c'era un'aria fresca, ho dovuto mettere piumone, Cavolo. No, ho cambiato spacciatore per quello, fateci caso. Come viene bene. Ho già prelevato tutto. Vi ricordo che io non faccio contropelo, ma penso che questo ce lo sapete. Devo mettere gli occhiali che non vedo una cosa.
c'è ancora un goccino appena appena, ma lo vado a inglobare anche lui. Bella la gioventù, quando gli occhiali non sapevi neanche che cos'erano. Diventi vecchio e neanche te ne accorgi, passa il tempo e pensi ancora quando eri ragazzo. Ti svegli, lei già raggiunto i 60. Dio buono. Ah, bellissimo, pieno di acciacchi, dolori, malattie. Andiamoci a bagnare e al riso. Una bella lavata ci voleva. Andiamo a bagnare le punte. Ok. E spezia. Bello cremoso. Bel pennellone. Spennellata. Mi prometto sempre di non mettere le dita nel ciuffo, poi alla fine ce la metto sempre. Dunque, questa notte ho fatto un sogno. Sognavo che rompevo le scatole a tutti nel sogno, nella realtà invece le rompo. Certo che però c'ho una faccia da birra, per non dire qualcos'altro, che lo so appena io. Sdentato, brutto come la fame e per qualcuno anche antipatico. Per cui, più bello di così. Guarda qua, mi brucia un occhio. Più mi guardo allo specchio, più dico, ma che ragazzo, per una volta. E voi tutti belli? Sì, eh? Dunque, la barba me la sono fatta ieri, per cui gli diamo una botta con uno sciavetto abbastanza dolce. Bel focus è dolce già di suo. Il mio caro socio, amico, Michele, Ponente, per chi vuol sapere chi è, cosa non fa, è un mio carissimo amico fratello, per cui ho già chiarito chi è. Guardate qua. Non ho dovuto nemmeno aggiungere acqua. È idratato al massimo questo sapone. Va bene. La crema è compatta, come al solito. Sciacquato le mani, oggi useremo anche l'allume. Ieri non so come, ho proprio le mani, non hanno scivolato per niente. Ma devo accendere la luce? Accendiamo, ma sì, dai. Focus. Il primo sciavetto di Giovanni Lanza. Tradizioni e sensazioni. L'allume, le dita leggermente umide, mi vado a scatravetrare qua l'allume. Sono ormai già qualche anno che ce l'ho, non si consuma più questo. Eccoci qua. Emanuele, guarda. Vabbè che ieri ti è fatta una sbarbata meglio della mia. Mano destra, lato destro. Invece quando metto la mano qua sembra che dico me culpa, ma... Mano sinistra, lato sinistro.
E tutto va bene, forse fine settimana in collaborazione con Giovanni Zacconi, sì, amico di Michele, abbiamo fatto un video. Adesso vediamo se viene, come se viene montato, se fa in tempo. Lunedì ci sarà, spero, sennò, se non riesco a montarlo io, niente sorpresa, dai. Mano destra, lato destro. Devo mettermi così alla cieca. Ok. Vabbè, dai. E che? La Formula 1. Pulita. Ecco qua. Mano sinistra, lato sinistro. Diamo un'asciugatina. Mano destra, lato sinistro. La lavatura è quasi completata. Certo che con questo sciavetta è dolcissimo come il miele. È speciale, è stro, fantastico, ma la fragranza è quella che amo di più. Ma anche se vi dico tutte le note, cioè come fate voi nella vostra mente a sapere che fragranza salta fuori, boh, questa non la capisco. Come non ho detto ben giustamente l'amico Leonardo, come si fa a capire? Cioè, boh, no, in effetti non si capisce. Anche avere una perfida immaginazione, pensare c'è questo, c'è quello, e metti insieme che cosa salta fuori? Salta fuori il cane pazzo che corre, che va. Poi c'è un muro e si schianta. Ma gli va bene quando non attraversano le macchine. Dunque, mettiamo gli occhiali, guardiamo i minuti, 13 minuti, bene. Allora, ci diamo un'altra bella bagnata. Ecco chi era l'amico da salutare, il caro amico Leonardo Rossi, amico del canale, una gran brava persona. Giusto Leonardo, come si fa a sapere le fragranze? Questo non l'ho capito. Ad esempio, spezia, sapone invernale, estivo, se una cosa piace, piace, sia invernale, sia estivo, se ti piace, te lo suami. Anche perché ti mette a prolaso verde, palmolive verde, insomma tutte cose al mentolo per rinfrescare. Col caldo che c'è, perché ti mette un po' di schiuma, ah, dici che bel freddo. Non comment. Ho già parlato. Boh. Beh, però sì, per carità, hai quel rinfresco in faccia di quell'attimo, ma non è che proprio... bello sto pennellino. Andiamo leggermente le punte. Ok.
Benone, crema è rimasta bella, insomma dai ragazzi, è una garanzia. Oh, va benone, caro Donato, buon lavoro, hai fatto una bella cosa. Il lume si dà, ogni volta che si lava le mani poi ci si ridà, è un sale per cui si scioglie e ci si ridà. Partiamo, mano destra, lato destro, che diamo un leggero traverso. Mi dimentico sempre che sono, lo vedete, è bello sto sciavettino. Leggero, comodo, un po' più lungo del normale, si fa bello. Ok. Mano destra, lato sinistro. Quando monto il video noto sempre che ballo come una scimmia, così non mi sembra, ma poi mi accorgo dopo che veramente sembra di avere mal di mare. Mamma mia, ma non vi dà fastidio? Ma ditemelo nei commenti. Sì, che assomiglio a una scimmia, sì, ok, sono d'accordo, va bene, ditemelo se ballo così tanto, ecco. Mano sinistra, lato sinistro. Tiriamo. Benone. Mano destra, centro. Perfetto. Bella leggera. Lo sciavetto si chiude ogni volta quando si mette giù. Non si sa mai. Con la nostra pannetta andiamo a togliere via la crema, così guardiamo cosa c'è. Ok, bisogna dare una sciacquata. Bella, è venuta una bella sbarbata, irritazioni zero. Andiamo a prendere il nostro balsamo. Lo so che prima ci vuole quello alcolico per questo, e io faccio il contrario. Io forse ho provato tutto il contrario nella mia vita. Dunque, mettiamo appena appena, è proprio liquida, liquida, e l'ho agitato. Buono, ma basta proprio due goccette e ha fatto già tutto. Ok, ora per farlo assorbire basta sforzare con quattro schiaffetti che ti svegli la matricola. Benone, adesso ci diamo la botta alcolica e alcolica, no arco, non siamo mica ad arcore. Mamma mia, ma quante cazzate sparo io, ma anche voi che mi sopportate. Boh, comunque agitiamo che c'è il fondo sempre stroppo, una meraviglia, questo mi fa impazzire, troppo bello. Ah, bellissimo. Dunque, cominciamo via.
ogni tanto sbaglio mira. Prodotti vanno usati, così bellissimo. Benone, sciacquata alle zampe e abbiamo fatto la nostra bella rasatura. Ragazzi, oggi è mercoledì, buon mercoledì a tutti e niente, ci vediamo se riesco o domani, se riesco, se no dopodomani, vediamo, tutto è possibile. Sto aspettando alcuni rasoi nuovi, Chavette, qualche DE, saponi per il momento sono fermo, ma penso che presto ce ne sarà qualcuno nuovo. Sì, mamma, quando sono bello, ho tanto bello che lo specchio si rompe, mamma, non mi posso guardare, non mi posso guardare. Sì, di cavolate l'ho già detto, lo so, grazie, continuo a dire. Ridete che un giorno quando siamo là sotto non si ride più. Buon mercoledì, ciao a tutti.